progetto al lavoro 4.0, ne parliamo con Mirko Otranto, HR Manager and Compliance Officer di Save Eurodrives Italia. Mirko, Save Eurodrives Italia, filiale italiana di un importante gruppo tedesco attivo nel settore dell'automazione industriale, ha scelto di supportare e aderire al progetto al lavoro 4.0. Ci racconti brevemente per quale motivo avete fatto questa scelta? Sì, ciao Franco. Innanzitutto noi abbiamo scelto di aderire a questo progetto perché ha finalità nobili, cioè investire sulla formazione di giovani con alle spalle difficoltà personali. Ci è sembrato un progetto nobile e doveroso farlo. Noi diamo un contributo alla collettività per dare una mano tesa a questi ragazzi, per dar loro un'opportunità di riscatto. Entriamo un po' nel dettaglio, raccontaci qual è il contributo che apporterete a questo progetto e quindi che cosa farete fare ai ragazzi che verranno in SEB. Sì, ma noi diamo un contributo su vari fronti. Da un lato diamo docenze su tematiche tecnologiche di Industria 4.0, così come inserirsi in ambienti di lavoro. Poi diamo l'opportunità di visitare i nostri locali aziendali, in particolare la nostra Smart Factory, che è un punto di eccellenza tecnologicamente avanzata, e quindi vedere in pratica in cosa vuol dire Industria 4.0, e in ultima analisi li ospitiamo in stage da noi per curare un training on the job grazie a un tutor che se ne fa cura. Voi siete, l'abbiamo accennato prima, un'azienda attiva nel settore dell'automazione industriale, quindi in quello che è un po', se vogliamo, il terreno di coltura dell'Industria 4.0. Contemporaneamente avete appunto una Smart Factory, quindi siete anche utilizzatori di soluzioni di automazione avanzate. Ci puoi raccontare rapidamente quali sono un po' le vostre strategie e i vostri investimenti in questo settore? Sì, noi siamo impegnati da qualche anno a questa parte a sostenere un cambio di paradigma di business, cioè passare da una logica di prodotto ad una di soluzione sistema. In questo senso noi siamo impegnati su tre macro obiettivi, tre binari strategici che potrei così sintetizzare, cioè da un lato la capacità di vendere e ingegnerizzare soluzioni meccatroniche avanzate complesse con l'ausilio anche di sistemi di intelligenza artificiale. Secondariamente consolidare sempre di più uno spirito di squadra, perché abbiamo capito che in un'industria 4.0 il talento individuale non è più sufficiente, ci vuole una squadra che sappia lavorare e sappia collaborare, e in terza battuta la capacità di prendere decisioni veloci, strategiche, ma soprattutto data driven, cioè basati sempre più su dati, quindi la capacità di leggere e interpretare i dati, data management, capacità di programmare e cultura agile. Senti, voi, l'ho detto prima, avete un'anima commerciale come filiale italiana del gruppo tedesco, ma anche poi, diciamo, manifatturiera, comunque legata a sistemi di assemblaggio, logistica e di servizio al cliente come filiale italiana. Quindi con un tipo di, come dire, reach così ampio, che idea vi siete fatti? In quali ambiti serve di più formare le persone, i giovani soprattutto? Guarda, la risposta è molto secca, in tutti gli ambiti, perché abbiamo capito che Industria 4.0 sollecita tutta l'organizzazione a ripensarsi in logica 4.0. I giovani sono dei portatori sani di cultura, che possiamo definire 4.0, che è abilitante alla tecnologia, una cultura fatta di agilità, sostenibilità e trasformazione digitale, e quindi sono degli ambasciatori naturali. Hai citato sostenibilità, che richiama, come se vogliamo, tornando un po' alle origini, no? La portata sociale appunto forte che ha questo progetto. Dal tuo punto di vista, progetti come questo hanno un futuro e quanto, diciamo, sono appealing per le imprese? Hanno certamente un futuro, ma permettimi una battuta cinica: dobbiamo trasformare progetti di questo tipo, di partnership sul territorio con forte vocazione etica o sociale, a vantaggio economico. Lo è, perché lo è, cioè investire sui giovani, sulla loro formazione, vuol dire investire sul futuro e sulla capacità, scommettere sulla capacità dell'impresa e del sistema paese a continuare a crescere negli anni. Io credo che non ci possa essere crescita senza inclusione sociale, e ormai l'abbiamo capito. Pensiamo all'Istat, che adesso ha diffuso i recenti dati sui NEET, i giovani senza lavoro che non studiano. Esiste una platea sterminata di giovani sfiduciati che hanno perso appunto fiducia nella loro possibilità di crescere e di incidere sul paese. Noi a quei giovani dobbiamo dare delle risposte. Come azienda pensiamo che aderire a un progetto di questo tipo sia la cosa più importante.